Signori, benvenuti e benvenuti in questa nuova serie di un gioco che avevo portato in live una volta e onestamente non ci ho capito una minchia. Dovrebbe essere un horror psicologico, ovvero non quell'horror dove ti compare Satana che ti incula, no? Ma un horror che ha una storia dietro che va capito, insomma. Quindi direi di iniziare con Layers of Fear. Ah, inserisci il nome. Gesualdo. Perfetto. Minchia, ha la faccia da Gesualdo. Carichiamo. Offre un'esperienza di gioco unica e coinvolgente in cui ogni decisione potrà cambiare la storia, come nella vita, come nella tua vita di merda. Porte che apri, porte che chiudi, i ricordi che non ti ricordi, che porti con te, le ombre che esplori definiranno chi sei e il nostro gioco, ma soprattutto il tuo viaggio. Vai a cagare. Impostazione, io andrei a regolare subito la musica e la metterei più bassa perché ha veramente rotto il cazzo. Ok, ho regolato le impostazioni o i volumi, cazzi e mazzi. Iniziamo con una nuova partita. Già piove male. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. C'è un modo per riportarle indietro. Riportare indietro chi? The one precious thing you ever truly desired. Cosa preziosa che hai sempre desiderato. La figa. Finish it. Ah, scusa. No, non la finisco. Si cazza pure, capito? Si cazza pure. Ok. Ok, abbiamo iniziato. Questo tipo di gioco, ragazzuoli, dobbiamo stare molto attenti ai dettagli, esplorare l'ambiente, ammirare dove siamo, perché questi horror psicologici tendono ad essere molto sul... spingono il player ad addocchiare un po' tutto. Ho questi dipinti qua, molto figo. C'è il culo di un angelo che viene rapito da un'aquila. Rapiscono i culi. Una famiglia... Ah, questo quadro è abbastanza inquietante, raga, perché ci sono due bambine che si fanno i gran cazzi suoi mentre penso la moglie è a terra e il marito se ne sta sbattendo la minchia. Ovviamente indietro non possiamo andare. Ah, c'è sempre il sistema di apertura gnogno che a me fa cagare onestamente, però vabbè. Una nota sul tavolo. Egregio signore, la preghiamo di smettere di rompere il cazzo e importunare i nostri specialisti per il contenimento di specie nocive. Attenzione, e di astenersi dall'inviarci ulteriori lettere inappropriate. Le comunico che mia madre è una grandissima puttana, è una donna rispettabile e non reagisce bene a tali insinuazioni. Tutti i dipendenti che hanno visionato la sua casa hanno riportato che non c'era assolutamente nessun segno di infestazione di roditori di alcun genere, per cui si è deciso di non agire con ulteriori misure se non spruzzare uno spray protettivo. La prego di considerare questa missiva come un ultimo avvertimento, altrimenti la prossima lettera che riceverà sarà con dentro un cazzo di gomma di 96 centimetri. Questa è una lettera comunque che parla, come se il nostro protagonista, il personaggio che comunque stiamo impersonando, no? Scrive delle lettere a questa corporazione, insomma, questa azienda, penso di disinfestazione. E da come stanno rispondendo loro, sembra che il nostro personaggio si faccia le canne, no? Che dico che ci sono infestazioni in casa, ma in realtà loro hanno controllato e non c'è nulla. Cose che potrebbe risolvere con un semplice spray. Insomma, oh, molto strano. C'è un bauletto. Lo apriamo. Un'altra nota. Trionfo di un artista. L'apertura della galleria lascia bocca aperta ai critici. Alcuni lo chiamano nuovo Caravaggio, altri lo paragonano a Van Eyck. È un critico rapito che desiderava rimanere ignoto. È andato anche oltre, evocando lo spirito del grande Leonardo. Ah, penso si riferisca a Leonardo da Vinci, perché comunque è un gioco che si basa sull'arte, sui disegni, la pittura, roba del genere. Ma penso che l'artista siamo noi, comunque. Forse siamo noi degli artisti. E avevamo una galleria d'arte.
Questa è una foto abbastanza antica dove però questa persona è scarabocchiata. Sarà che era brutto in culo e l'hanno cancellato. Cos'è? Collare? Sembra un collare per cani? Un camino. Beh, a giudicare dalla casa sembra abbastanza benestante. Qua sembra che ci sia della pittura con una lettera sulla porta. Signore, non ho toccato il laboratorio come mi aveva chiesto, sebbene non riesco a immaginare il disordine che ci sia dentro. Inoltre, se ci tiene così tanto a quella stanza, forse dovrebbe fare più attenzione a dove lascia le chiavi. Le ho rimesse nel suo ufficio. Ok, quindi io penso che sia io, no? Cioè, comunque sono una persona abbastanza benestante, perché se questo scrive signore, penso sia una servitù, insomma, in questa casa. La porta si apre. No, non ci scendo manco per il cazzo, arrivederci. Saliamo sopra, quindi abbiamo le nostre chiavi, sono sul nostro ufficio, dobbiamo solo trovare quella. Questo è bene sempre controllarle. Ecco, una nota. Mi dispiace per ieri, avevi ragione, ho esagerato. È solo che non lo faccio per me, lo faccio per lei. Tutto quello che faccio lo faccio pensando a lei. Ho sempre creduto che in questo mondo pieno di imperfezioni valga la pena battersi per ottenere la perfezione. Ecco, ora sembro mio padre. Comunque, prometto che lavorerò sul mio carattere. A dopo, ti amo. Non so se è una lettera scritta dal nostro personaggio, che è come se si parlasse in terza persona. Ho esagerato, è solo che non lo faccio per me, lo faccio per lei. Sembra proprio che il nostro personaggio parla in terza persona. Da come ho capito, il nostro personaggio forse si dedica troppo al lavoro trascurando la moglie. Ma se quel quadro che abbiamo visto nella prima stanza siamo noi, abbiamo anche due figlie probabilmente. C'è una luce. Oh, a cagare. Oh, chiudi sta acqua. Attenzione, siamo un bell'uomo. Cazzo di uomo. Profumi. Questi sono profumi, penso, da donna. Qua c'è una nota. Cazzo, è una protesi. Come diavolo hanno fatto a sbagliare la lunghezza? Dipende. Scusa, non ti cazzare. Dipende che protesi hai chiesto. Comunque, noi quindi abbiamo la protesi. Attenzione, abbiamo avuto dei problemi. Veleno per topi. Veleno per topi, infatti dalla nota che abbiamo letto sul tavolo il nostro personaggio sempre si lamentava di queste infestazioni di roditori che non hanno trovato, però noi per sicurezza il veleno per topi l'avevamo. Evidentemente lo buttavamo in giro per casa. Mamma mia, quadri inquietantissimi, ragazzi. Guardate quello lì. Guarda questo. Ma io non dormirei mai in una casa con questi quadri comunque. C'è un pianoforte. Possiamo suonare? Porca tua sorella bastarda, nata dal culo. C'è una nota. Vabbè, saranno bruciate comunque. Sono le note musicali di una canzone, presumo, ma bruciate. Qua un saluto. Porca puttana, raga, mi sono cagato. Va, dai, porca. Quel cane che è pure tardi. Mentre sto registrando. Ah, è caduta la scala, presumo. E questa è tutta l'area di essere il mio ufficio. Io non ho una torcia, però ho le lampadine funzionanti, quindi sti cazzi. E questa è tutta l'area di essere il mio ufficio. Dei vetri, bottiglie rotte, tutto alcolico. E io mi auguro che non sia lui. Minchia, ma è proprio inquietantissimo sto quadro, sembra che ti guarda. Qua c'è un cassetto, dentro penso dei nostri oggetti personali, dei fiammiferi, siamo dei fumatori, dei libri, degli occhiali, una chiave, una lettera. Mi dispiace, mi farò perdonare, questa notte è tutta dedicata a noi due, rendiamola speciale, lo hai promesso. Non sappiamo se questa nota l'abbiamo scritto noi o nostra moglie. E qua cosa c'è? Cazzo, cappuccetto rosso. Il lupo guarda il cappuccetto rosso. Il lupo ha inculato cappuccetto rosso.
Dopodiché si veste di rosso. Ah, ma chi cazzo hai curato? Ah, ma qua l'ha ucciso e qua è di nuovo no. Aveva già un cappuccio mentre ne mangiava un'altra. Vabbè, in ogni caso è inquietante. Questo non si può aprire. Però abbiamo le chiavi. Oh. Caro amico, lascia che ti faccia una semplice domanda. Ti sei fottuto il cervello, eh? Hai capito? Porco di quel cane. So che stai passando un brutto periodo. Ecco perché all'inizio ero d'accordo a lasciarti fare quelle illustrazioni. In onore dei vecchi tempi. Ti ho persino dato di proposito un compito semplice. Perché mi aspettavo che cappuccetto rosso fosse qualcosa che avresti potuto illustrare a occhi chiusi. Ciò che non mi aspettavo era di ricevere questo incubo malato che mi hai spacciato come favola della buonanotte per bambini. Non esiste al mondo che io usi questa roba. Mi sono già pentito di aver accettato di pagarti in anticipo. Fammi il piacere, rimettiti in sesto. Qua noi abbiamo dei problemi. Siamo completamente rincoglioniti. Scusa, quindi un amico ci chiede di fare una favola di cappuccetto rosso per bambini e noi l'abbiamo illustrata così. Non puoi dire a un bambino una roba del genere. Siamo rincoglioniti noi, altro che problemi. Ma lì c'è una porta super macabra. Ma io direi di scendere sotto e vedere se possiamo aprirla. Esattamente. C'è permesso. Ma io dico una cosa, ma io dove minchia pitturavo? Su una tela o sulle tende? Perché qua c'è il dubbio. Disegni abbastanza... Guarda questo qui. Questo sembra rappresentare, mi posso sbagliare, però sembra rappresentare tipo la paralisi del sonno. La paralisi del sonno non è altro che un... diciamo, la mente cosciente ma il corpo dormiente. E quindi tu vedi delle cose mentre dormi. Nella maggior parte dei casi si sente parlare sempre di gente che ti osserva nel letto, che ti si mette sopra di te e ti osserva, ed è una cosa molto inquietante da fare. Questo qui potrebbe anche rappresentare questo, volendo. Questa sia, penso sia la nostra tela. Non c'era bisogno di fare questi sound incredibili. Ma io ho 27.000 pennelli, qua è un disastro. Ma il mio personaggio è completamente impazzito. Mi sa che ero ubriachissimo io. Minchia, se ero ubriaco, direi giusto appena. Porca puttana, se bevevo. Sono stufa di comunicare con te attraverso questi messaggi. Viviamo nella stessa casa, per amor del cielo. Vieni a parlare con me quando è finito. Quindi io mi rinchiudevo qui a disegnare, a pitturare, ma perché? Cioè, questi qui sono dei palesi, ma questo è un dildo, sicuramente lo usavo, no? È un plug anale, mi dissocio. Però la cosa che è molto strana è che da queste note capiamo che la moglie era viva mentre io... Cioè, non sappiamo se ora è morta. Forse è scappata di casa perché ha scoperto di avere un marito coglione. Però è vero anche che la moglie ci mandava questi messaggi. Questa volta non sbagliare. Cioè, io l'ho scritto pure sul muro. Il nostro personaggio è impazzito, ma in base a che cosa? Cos'è che ha portato il nostro protagonista a essere così? Guarda qui di matite. Questi sono tutti pennelli spezzati. Non vedo il motivo di spezzare i pennelli. Qua ci sono dei cassetti. Una nota. Perso. Te lo meriti. Finiscilo. Wow. Direi di andare. Sto rincoglionendo. Probabilmente sto rincoglionendo. È tutto normale. Questa porta c'è sempre stata. Ma si è chiusa da sola? Ma non mi puoi cambiare in continuazione, dai, non ha senso. Questo quadro l'avevamo visto prima, questo sembra rappresentare l'inferno, raga, guardate qui. Tipo una bestia infernale qua, delle vampe di fuoco che sembrano una tempesta di fuoco con uno che è un assassino, con un pugnale che vuole inculare il buon uomo. Fuori piove, Madonna, mamma mia, raga. Andiamo via. Buon uomo, aiutami tu. Mamma mia,
più inquietante. Vedete la sensazione di horror, raga? Magari non c'è il jumpscare della vita, però queste cose sono inquietanti. Cioè, immaginate di vivere in una casa così. Piena di libri. Ah, mia moglie suonava il pianoforte, penso sia lei questa. E questi sono piccoli vantaggi in più. Qua c'è qualcosa di satanico, vedi questa capra con sembianze umane. E tutte queste persone che sembrano impaurite da lei, tranne questa persona qui. Girando in tondo. Non si torna più indietro. Qua ci sono due statuine. Posso accenderla? Otto, cinque, quattro. Qua non c'è nulla. Sempre pitture, pastelli. Cos'è sta roba? Non mancare. Hanno il piacere di invitarti al celebre loro matrimonio sabato 9 giugno. Cappello. Ma questo è un invito di un matrimonio, non mancare, ma presumo che il nostro protagonista non ci sia andato perché è troppo malato. E qua... Ah, c'è un codice a tre cifre che è 854. Godo. Questo è stato molto semplice. Il passato nasconde. Ma questo sembra un anello di matrimonio. A meno che questo matrimonio era proprio quello mio e di mia moglie... Ed è l'invito che io distribuivo agli altri. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Ma non so se io alla fine mi sono sposato oppure mia moglie si è sposata con un altro per via dei miei problemi. Minchia raga, comunque è proprio inquietante, eh? Cioè a livello di suoni, a livello di atmosfera, te la dà raga, te la dà la sensazione, non è male. Hai ficcato il cazzo dentro mia... hai ficcato il naso nel mio laboratorio ancora, per l'ultima volta non ti è permesso entrarci, anche se la porta è aperta, dei nagiri, te lo proibisco, la prossima volta ti scasso un culo, dovrai cercarti un... lavoro. E qua penso ce l'avrò con qualcuno dipendente, con una servitù o con mia moglie. Stanze quietanti. Qui non c'è nulla, un camino. Porco ma... Madonna mia bastarda. Io non ho una torcia. Mamma mia, raga, veramente, ho i brividi. Questi quadri così grandi sembra che ti guardano, raga. Questo qui che cazzo di quadro è? Ah, ma questa è la cantina, mi sa che avevamo... Tana del coniglio. Mamma mia raga, proprio inquietante. Una porta segreta, era qui che mi rifugiavo? Siamo risaliti qui, ma quel bambino era qua prima, sul quadro. E non sembra frutto di un'allucinazione questo, sembra abbastanza realistico. È una bambola. Una bambola sarà magari un giocattolo delle figlie che aveva il nostro protagonista. Ma si stava chiudendo l'armadio, madonna. Ma qua è chiuso. E ora è aperto. Va bene. E questo è un corridoio, no? Oddio, ma...
Sono tutti zitti. Cioè, raga, ma è... Aspetta, io ritiro tutto quello che ho detto. Questo non è horror psicologico, raga. Io qua mi sto cagando. Bugie sommerse da pittura. No, non mi dire. Qui non c'è nulla. Librerie, ma dubito ci sia qualcosa. Io non ci voglio andare. Non ci voglio andare. È tipo qua dentro. Madò, sento delle voci. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Spazzola che usava lei. Comunque a giudicare anche dallo stile di questi oggetti, e comunque erano persone molto benestanti, anche a giudicare dalla casa, seppur non si può capire bene dato che cambiano corridoi a caso, però comunque penso siano benestanti, anche perché da egregio signore, da come vengono trattati, presumo abbiano molti soldi. Viene da dietro questa porta, ma non posso aprire. Vedete come cammina il personaggio? Io sono zoppo. E forse è per questo che abbiamo trovato la nota con la protesi. Paprika. Comunque, questi sono tutti vini. Il primo passo è il più difficile. Non sto ancora capendo bene cosa. Dobbiamo formulare, diciamo... Dobbiamo cercare di capirci bene. Tanto la cosa più importante, ragazzuoli, è che io vi do il benvenuto sulla cucina di Antonino Cannavacciuolo. Allora, prepariamo subito un bel pranzino. Allora, prende la patata. Non cucino più. Non cucino più. Ma che cazzo. Io qui avrei qualcosa da dire. Il quadro rappresentava un cesto di frutta. Il fatto che la frutta sia caduta dal quadro e adesso il quadro è un cesto di frutta rotto, significa che questo gioco, non so se sia frutto di una nostra, di un problema nostro psicologico, sarà sicuramente nel gioco sotto forma di allucinazioni quello che stiamo vivendo. Fatto sta che vediamo i quadri prendere vita. Adesso, fin quando è della frutta che cade, sti cazzi, ma abbiamo visto quadri veramente inquietanti. Significa che questo gioco potrebbe essere veramente molto pauroso, perché se quel bastardo lì tutto peloso in faccia prende vita, potrebbe essere un problema. No, dubito che devo andare. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ma raga, ma io sono un sadico malato. Cioè, io come tela usavo la pelle umana. Perché? Perché? Ma perché? Devo... Ah, dipingo? E che cazzo segna? Sembrano dei fenicotteri, raga. Avete presente i fenicotteri rosa? Oh! Ah, e man mano si completa il foglio.
Odio anche adesso. Ah, ma è comunque una frase incompleta. Per prima cosa ho cercato una tela. Ah, quindi questo qui era un obiettivo principale. Quindi ce ne sono sei. Quindi io prendevo la tela. Per cercare la tela prendevo della pelle umana. Che schifo. Attenzione. Però io direi che per questo primo episodio, raga, possiamo salutarci qui. Mi raccomando, ragazzuoli, se volete supportarla alla serie, io sarei curioso di vedere un pochino cosa ne pensate di questo gioco. Potrebbe essere intrippante fare le nostre teorie, un po' come facevamo su The Forest, su Sons of the Forest. Quindi, ragazzuoli, per questo episodio noi ci salutiamo. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Layers of Fear. Ciao, belle mie.